Un saluto a tutti. Questa è l'introduzione serie di video in cui intendo rispondere ai ragazzi di Losai, Daniele Di Luciano e Laura Caselli, e anche a coscienza sveglia, ovvero Carmine Martini. Mi rivolgerò a loro come se dicessero esattamente le stesse cose, salvo eccezioni dove specifiche no. Innanzitutto vorrei dire che non sono un debunker, non sono per niente a favore del sistema. Anzi, ho dichiarato guerra al senso comune e all'opinione pubblica quando avevo 11 anni. Odio i mass media, soprattutto la televisione. Sto diventando sempre più luddista verso la tecnologia e sto cercando di capire come funziona questo sistema malato. Inoltre vi seguo credo dal 2010-2011, se non ricordo male. E vi giuro, non è per scherzare, la prima cosa che faccio quando mi collego ad internet è vedere se voi avete pubblicato qualcosa. Diciamo che sono quasi dipendente dai vostri video. Anzi, da quando avete pubblicato il video di Jovanotti, dove parla delle riunioni segrete, scusate, private, secondo me le teorie del complotto sono morte, non esistono più, poiché non le possiamo più definitivamente chiamare teorie del complotto, a meno che non si vada a scoprire che fosse una YouTube poop, oppure che fosse un social imitatore di Jovanotti. Oppure che quello fosse veramente Jovanotti e che ci stia prendendo in giro. Possibile che un giorno uscirà dicendo: "No, ma stavo scherzando, non era vero niente", ma potrebbe anche non essere sincero, onestamente. In questi video criticherò l'aspetto logico e argomentativo delle opinioni dei ragazzi di Losai e Coscienza Sveglia. In seguito, se potrò, mi occuperò di altri aspetti. La mia risposta non è tanto sui contenuti, ma sulla forma. Spiego meglio. Mi rivolgo proprio a voi direttamente. Io credo che voi commettiate alcune fallacie argomentative, cioè errori di ragionamento, che però sono convincenti. Infatti vengono anche usati di proposito come strumenti di retorica, per convincere gli altri delle proprie idee. Ma innanzitutto con le fallacie noi inganniamo noi stessi. Fallacia, infatti, deriva dal latino fallo fallis, preferi falsum fallere, significa ingannare. Voglio credere che siate in buona fede. E che non lo fate apposta. Proprio per questo vorrei che ascoltiate queste critiche costruttive. Queste non sono fallacie logiche difficili da capire. Non parlerò di fallacie formali. Sarebbe meglio se io facessi dei video dove spiego la logica proposizionale per mostrarvi perché sono errori. Se non mi credete, studiatela e poi ne possiamo discutere. Vi posso dire in breve che le forme argomentative corrette sono quelle in cui, se le premesse sono vere, anche le conclusioni sono vere, necessariamente. Cioè, non esiste nemmeno un caso in cui le premesse sono vere, ma la conclusione è falsa. Se un ragionamento è errato, la conclusione può essere vera lo stesso, ma questa può essere dimostrata come vera con un'argomentazione valida. Cioè, può essere vera, ma per altri motivi. Addirittura può capitare che le premesse false vengano a conclusione vera. Ma questo sempre va dimostrato con un ragionamento corretto. La logica proposizionale studia come trovare forme di ragionamento corrette, ma su di esse ci tornerò, spero, in altri video. Per il momento tenete in mente la classica forma del sillogismo aristotelico, per aiutarvi a capire cos'è una forma argomentativa corretta. Se A è maggiore di B, B è maggiore di C, allora A è maggiore di C. Oppure, se tutti gli animali sono mortali, l'uomo è un animale, la luna è mortale. Sono esempi banali di come la conclusione segua dalle premesse. Cioè, queste sono forme argomentative corrette, in cui non esiste nemmeno un caso in cui, se le premesse sono vere, la conclusione è falsa. Non faccio questi video per bacchettarvi. Innanzitutto perché usano argomentazioni fallaci proprio contro di voi, ed è interesse vostro imparare a non cadere in certi errori. Perché avete perso visualizzazioni, visibilità, popolarità e credibilità. Inoltre, imparando la logica, potreste argomentare le vostre tesi cercando di fare meno errori possibili. Se la logica della vostra argomentazione è ferrea e se le premesse sono vere, la conclusione sarà inattaccabile. La gente come potrebbe dire che vi sbagliate? Può usare strategie di retorica o fallace, che vi illustrerò, ma voi sareste capaci di demolire come castelli di sabbia delle risposte.
La domanda che mi sono fatto, che ora faccio a voi, è questa. Sareste capaci di formulare le vostre idee senza cadere in nessuno dei seguenti errori logici? Ad hominem, pendio scivoloso, ad verecundiam, ad populum, che sono simili a quelle ad iudicium, uomo di paglia, generalizzazione indebita, falsa analogia e ambiguità. Sono i primi che mi vengono in mente. Più in là me ne verranno altri, magari farò altri video. Quel poco che so di logica l'ho studiato dal manuale di logica di Achille Barzi, John Nold e Denis Rovatin, da Filosofia del linguaggio di Carlo Penco, ma ho letto anche L'arte di ottenere ragione di Schopenhauer, sto iniziando a leggere anche il famoso Trattato di argomentazione di Perelman. Poi vi mostrerò le pagine di un sito chiamato argomentare.it, sia per felicità sia perché è pubblicato in Creative Commons. Devo precisare che i nomi delle pagliacce e della classificazione possono variare a seconda dell'autore che le studia. Tra l'altro è frequente che un'argomentazione sia pagliace per più motivi, poi infatti vi illustrerò a breve. La cosa che ci interessa è che quelle argomentazioni sono pagliaci. Ora, l'introduzione è finita e godetevi i video, cercando di prestare la massima attenzione possibile. Alla prossima!